Ciao a tutti, sono tornato da un po' di nuovo sul canale e quest'oggi, visto che poi domani è Pasqua, anche se tecnicamente le si dovrebbe aprire il giorno di Pasqua, le apro ora, non resisto. E adesso vi mostro anche il motivo perché non resisto, non resiste nemmeno il re, sì, come vedete qui in foto è ansioso pure lui. Guardate, ve le mostro meglio. Avete intravisto quello che oggi andremo a vedere oggi in questo video. Adesso aspettate che giro il video, vi spiegherò poi più nei dettagli che cosa ho acquistato, dove l'ho acquistato e che promozione trovate fino al 2 aprile. Aspettate un attimo. Come potete vedere nel video, ho due uova di Pasqua della Pasqua 2018 della Dolphin, sempre uovosauro come quelli dell'anno scorso, solo che questa volta, come vedete in foto, cioè in foto pure io nel video, come vedete i soggetti sono diversi. Sono quelli che penso siano un giganotosauro, questo qui verde, mentre questo qui azzurrognolo, non lo so, a prima vista sembrerebbe la testa dello spinosauro, non vorrei dire una cavolata, però ha tutta l'impressione di esserlo per il muso, Ma magari potrebbe essere pure la testa del Velociraptor, tipo quelli di Jurassic Park. Però, ripeto, ora come ora sembra la testa di uno spinosauro. E vabbè, qui ci sono le marionette, quelle che ho simpaticamente rinominato Rexy e Trip, che sono quelle dell'anno scorso. Questo uovo di Pasqua qui vi spiegherò perché è insieme a questo e vi dirò pure il motivo. Allora, prima di tutto, vabbè, come vedete la qualità delle marionette è sempre buona alla fine, come stesso materiale di questo, di quello dell'anno scorso. Vabbè, quindi adesso non ci sono più solamente Rexy e Trip. Abbiamo anche due new entry che prima o poi riceveranno anche loro un nomignolo e ovviamente compariranno anche in alcuni video dedicati, specialmente quando si parlerà di preistoria e dinosauri in generale. Le uova di Pasqua, queste qui con la marionetta, sono sempre quelle, mi sembra, di 300 grammi e qualcosa. Sì, quelle di 320 grammi. Vedete nel video e costano 7,99 euro, vabbè, 8 euro. Ovviamente io non l'ho pagata sta cifra. Vabbè, questo invece era un omaggio, ve lo faccio vedere che anche dietro è scritto. Che ho comprato queste due uova di Pasqua e me l'hanno dato in omaggio, però attenzione. Non so come funzionano gli altri negozi, se c'è la stessa promozione. Io le ho prese alla Ipercoop Sicilia, a Palermo, al centro commerciale Forum. Fino al 2 aprile potete trovarle in offerta. Però dovete essere possessori di Coop Alleanza 3, mi pare. La carta quella, insomma, di Coop che si paga. Ma lo sconto comunque vale la pena prendere la carta per questo sconto, che mi sembra che lo pagate 5,59 euro a uovo di Pasqua. Io ne ho prese due e ho ricevuto questo in omaggio, ma non lo so se è la stessa cosa, se non penso che per ricevere l'omaggio bisogna prenderne per forza due. L'omaggio mi sa che è anche se ne prendi uno, perché io ho visto gente che se ne andava in giro con un uovo di Pasqua più quello dell'omaggio, quindi è uno per cliente sicuro. In ogni caso, comunque, ritrovate anche queste due marionette vecchie, insomma, avete l'imbarazzo della scelta, quattro diverse marionette. L'offerta sempre quella è alla fine. Poi vabbè, vi faccio vedere le sorprese, quelle che avevo trovato l'anno scorso, che non le ho aperte, come vedete nel video. Anche perché a me non me ne frega niente di aprire queste cose, non me ne frega proprio niente a prescindere. La cosa più interessante dell'uovo di Pasqua che gli ho preso sono le marionette e le ho prese per il canale.
vi dico già da subito che sicuramente il regalo interno di queste qui da 320 grammi sarà sicuro come l'anno scorso il puzzle, che sicuramente lo fanno apposta, essendo che c'è la marionetta fuori che vale più di tutto lo di Pasqua messo assieme, che mi sono pure andato a cercare se erano vendute a parte, le vendono appunto i cinesi queste marionette, costano, le ho viste in vendita nei negozi online tipo del Regno Unito e altri negozi, precise identiche, magari può cambiare un po' la colorazione ma uguali di forma. E quindi sicuramente ci saranno dentro questi puzzle, perché queste sorprese come l'uovo e questo triceratopo che si gonfiava, non lo so, diventava più grosso una volta messo in acqua, li avevo trovati in quelli da 220 grammi, almeno se non mi ricordo male erano 220 grammi l'anno scorso. No, vabbè, ne avevo comprati comunque un paio di queste normali. E niente, adesso stopperò il video perché purtroppo non ho un supporto per tenere il telefono fermo e quindi devo fare diversi video e poi montarli per farvi vedere meglio, e di certo non vi posso aprire le uova di Pasqua con una mano ho bisogno di tutte e due. Comunque, a questo giro per me la più bella è questa qui del Giganotosaurus, un bel verde chiaro, i dettagli come potete vedere, ma avrete ora modo di vederle meglio quando li aprirò. Ve le apro comunque, forse non so se conviene aprirle tutte e due nello stesso momento, comunque in due parti del video separate, in modo tale che assistete, non lo so, mentre le apro, se ci riesco a filmarle mentre le apro, se ne dubito. Vabbè, adesso vediamo quello che succede. Comunque l'acquisto ve lo consiglio anche quest'anno, perché veramente se vi piacciono questo genere di cose, oppure avete figli a cui piacciono i dinosauri, sono materiali di ottima fattura. Come vedete faccio vedere la mia marionetta di Rexy, cioè, come ve lo posso spiegare, il materiale è buono, dai, anche la forma del pupazzo, i colori, come vedete è passato un anno intero e non mi si è scolorito per niente, è ancora come il primo giorno che l'ho comprata, non è indurito, non è successo niente, quindi è, si può dire, un giocattolo di ottima fattura. Vabbè, qui potete vedere che ho un Xbox One, una PlayStation 3, non ci interessa niente in questo video. Ah, vi faccio vedere però, anche se non c'entra nemmeno niente con questo video, ma il tema è sempre quello, che ho Ark per Xbox One e quindi prossimamente vi porterò qualche video di questo gioco, non so se su questo canale principale o su un altro canale, anche perché avevo intenzione di inaugurare canale di videogiochi basato su Ark, dove però contestualmente a ogni video facevo apparire le marionette come presentazione, giusto per fare qualcosa di divertente, cioè sperando di riuscire a strappare un sorrisino a qualcuno, lo so, insomma, vedere se sono cose apprezzate. Insomma, spero di riuscire a fare divertire almeno qualcuno. Poi io, vabbè, li faccio per passione, principalmente. Quindi, prima di tutto li faccio per me. Poi, chi li guarda, se gli piacciono bene, se non gli piacciono, pazienza. Dai, allora, stoppo il video così apro le uova di Pasqua. E faccio la prova a marionette e vediamo cosa troviamo dentro. Intanto faccio sparire queste cose che erano di prima. Come vedete qua è tutto pieno di cose che trovavo nei mottini, cereali e varie cose, mai aperte, semplicemente proprio perché sono cose che non mi interessano. Allora stoppiamo.
ciao a tutti, eh. Le uova di Pasqua sono state aperte, il cioccolato se l'è pappato tutto il Rex, che gli piaceva. E adesso passiamo alle sorprese. Rex intanto se ne va via, che con tutto quel cioccolato era già male. Come da ogni più aspra previsione, avevo ragione io, guardate, guardate, senza proprio bisogno che vi giri il video. Due uova di Pasqua, stessa sorpresa. Scusate per il video pessimo, ma sto usando la fotocamera interna del cellulare che fa veramente pena. Quindi sono, mi si vede tutto il video sgranato, ma accontentatevi, l'orario è quello che è. Pure, già è pure sera alle 21.32, quindi già è tanto che se viene così, ho la luce accesa, guardate, vedete? Allora vi avvicino le due sorprese interne che ho trovato. Come vedete sono inutili i puzzle. L'unico lato positivo è che, se non ho visto male, sarà un puzzle diverso della seconda serie. Cioè, non aveva senso riproporlo uguale per l'ennesima volta. Qualcosa la devono pur cambiare. Comunque, le new entry ve le faccio vedere con il video rivolto dall'altro lato, così almeno c'è la qualità migliore della fotocamera esterna. E niente, dai, adesso giro il video, lo dovrò stoppare di nuovo un attimo. Allora, con un video di nuovo di qualità buona, come vedete, dopo che ho girato la macchina fotografica, fa la sua apparizione quello che avevo pensato giusto. Adesso si nota fin troppo bene che questa è la testa di uno spinosauro. Ormai con Jurassic Park 3 è tutto fa brodo, quindi dopo quel film lo spinosauro è diventato abbastanza famoso come dinosauro e quindi apprezzato da molta gente che lo apprezza ormai anche di più del tirannosauro. Sti film rovinano proprio le passioni. Basta vedere un mostro fatto come lo vuole il cinema e la gente si impappina. Almeno il tirannosauro era qualcosa di veramente più realistico dello spinosauro, che adesso le nuove teorie lo vogliono a quattro zampe, o comunque anfibio, nel senso che può andare sia a due che a quattro zampe. Comunque, evitando discorsi di paleontologia applicata, passiamo più sulla fan base, sul divertimento, perché alla fine è quello che interessa più o meno a tutti quelli che guardano video del genere o che collezionano cose di questo tipo. Cioè, a me interessa sia dal lato paleontologico che dal lato divertente, perché alla fine i dinosauri a me piacciono da sempre, li ho sempre apprezzati fin dalla tenera età, altrimenti non sarei qui con queste marionette. Comunque, come potete vedere, materiale ottimo, come dicevo, si notano colori lucenti, azzurro e nero, abbiamo pure lo spinosauro interista, schifo. Non lo potevano fare il rosa e nero, forza Palermo. Adesso passiamo con l'altra marionetta. Quello era lo spinosauro. Questo, se riesco a inserirlo con una mano, vi ripeto che è molto difficile, ma ce l'ho fatta, con molta fatica ce l'ho fatta, eccolo. Questo è il giganotosauro, si capisce fin troppo bene che è un giga. Se non è un giga è un acrocantosauro, ma sfiderei la cosa, a me sembra troppo giganotosauro. Comunque sarebbero imparentati. È tipo un allosauride, quindi potrebbe benissimo essere scambiato pure per un allosauro, ma a me ricorda troppo un giganotosauro, quindi per me è un giga. La colorazione verde poi mi ricorda il giga di Ark. Come vedete anche qui, diciamo, abbastanza massima cura dei dettagli.
il video anche questo finisce qui. Avete visto tutto quello che potevate vedere. Adesso avete l'imbarazzo della scelta con quattro marionette, visto che sono state riproposte pure il tirannosauro e il triceratopo della scorsa edizione. Quindi spinosauro, giga, T-Rex e triceratopo. Queste sono le tre marionette che potete... le quattro marionette che potete ricevere in omaggio con l'acquisto del nuovo di Pasqua, che come vi ricordo, quando non è in offerta il suo prezzo è 7,99 euro, cioè 8 euro. Dentro, all'interno, trovate per forza questo stupido puzzle bellissimo, mentre se prendete le confezioni quelle da 220 non avrete la marionetta, ma dentro l'uovo di Pasqua troverete sorprese più interessanti, tipo questo uovo qui che si immerge e con l'acqua poi si va gonfiando il dinosauretto piccolino, insomma si rompe l'involucro dell'uovo ed esce il dinosauro, simula la scusa, oppure dinosauri come questi che si mettono in acqua e si gonfiano con l'acqua giorno per giorno, va, si va inzuppando d'acqua dentro e questo materiale particolare lo fa ingrossare, però poi ovviamente dopo un po' di giorni ritorna di nuovo piccino e per averlo di nuovo grosso lo dovete rimettere dentro l'acqua. Non l'ho aperto, ma lo so perché sti gadget li vendono pure su internet e li conosco fin troppo bene. Dai, chiudiamo con tutte le marionette disponibili. Eccola qui. Ok, queste sono tutte le marionette. Prossimamente, come vi ho detto, le due aggiunte faranno parte di qualche video. E niente, il video si conclude qui. Ci vediamo al prossimo video e buona Pasqua.